ma è quello che volevo filmare. Allora, ecco qua, Salvatore Pedalino con la scritta Manocchio. Manocchio, oggi Salvatore è particolarmente arrabbiato. Si sta lamentando con il suo datore di lavoro, ha messo la mano nera alle spalle appunto perché anche lui è in stato di agitazione. Simbolo di protesta, chiama. Questo filmato si chiamerà Salvatore Pedalino in sciopero. Anche i registi migliori hanno i loro limiti. Ecco qua. Adesso si va a lavare le mani perché Salvatore adesso torna a casa. Vediamo, vediamo, vediamo che si è. Sentiamo il signor Canizzaro che grida. E finalmente possiamo filmare il notissimo regista Salvatore Pedalino che si lava le mani a fine del suo turno di lavoro. Oggi è una splendida giornata questa dell'8 di giugno 2012. Vedete il signor Pedalino con quanta professionalità abbraccia il sapone. La pasta lavamani da 30 euro al chilo che la ditta Le Rose offre ai suoi dipendenti. Ricordiamo che la ditta Le Rose sponsorizzerà anche il viaggio che faremo a giorni presso i terremotati. Porteremo il nostro pane casereccio nella cittadina di Camposanto, in provincia di Modena. E avremo anche la sponsorizzazione del signor Domenico Le Rose. Vabbè, ma se il terremotato tu, no? Ecco, perché vai là? Proprio per questo. Per il terremotato. Bravo! Ecco, si esprime oggi Pedalino in tutta la sua bellezza. Eccolo qua, c'ha il suo ufficio dove tiene le sue cose. Ah, non c'ha l'ufficio, però io l'armadietto gli abbiamo dato l'armadietto, sotto. Dove l'ha messo il signor Le Rose? Ah, l'ha messo lì in gabinetto, ecco, sì, sì, sì. Allora, no, no, basta, abbiamo finito le domande. Abbiamo poi finito. Poi ci organizziamo con la partenza. Ecco, il signor Canizzaro parteciperà a questo tour, anche lui. Andiamo nel gabinetto, come ha detto il signor Pedalino, perché vediamo dov'è situato. Eccolo qua l'armadietto, ci andiamo un attimo, saluto. Che ci fai un'altra, eccolo qui l'armadietto, è stato messo giustamente nel posto che gli compete, nel gabinetto.